bel progetto questo che tenta, devo dire che ci sta riuscendo, sta mettendo insieme produttori, trasformatori, un po' tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare col territorio e le produzioni agroalimentari di questi territori. Assolutamente sì, questo è un progetto che darà la possibilità al territorio di avere un'ulteriore chance di sviluppo e di promozione di un prodotto area che si configura come territorio, prodotto, operatori a vari livelli e che permetterà al territorio di avere una nuova immagine turistica in grado di penetrare i mercati soprattutto del turismo di nicchia, chiaramente, perché questo territorio è un territorio che esprime delle eccellenze enogastronomiche e dei servizi turistici in linea con quelli che sono le nuove tendenze del mercato turistico naturalistico, del benessere, dell'enogastronomia, e ci permetterà anche di offrire agli operatori del territorio una nuova opportunità di sviluppo e di presenza nel mercato turistico nazionale ed internazionale. Il progetto Slow Life ci permetterà di conoscere il territorio attraverso 4 percorsi di conoscenza territoriale. Il percorso del benessere, che passerà per le terme di Antonimina e anche le terme salsoiodiche di Agnana o delle terme di età romana che vengono utilizzate in periodo estivo. Avremo il percorso enogastronomico che ci permetterà di accompagnare i turisti alla conoscenza di eccellenze enogastronomiche, dallo stocco di mammola al caciocavallo, passando per il pane di Ermano, l'olio dell'oliva grossa di Gerace. E poi avremo anche il percorso storico-culturale che ci permetterà di riscoprire quello che è il patrimonio culturale del territorio. Ricordiamo i borghi medievali come Gerace, ma anche e soprattutto le nuove offerte turistiche del Museo di Santa Barbara, le chiese, nonché i percorsi culturali, per esempio ad Antonimina, che ci permetteranno di conoscere il percorso storico-culturale di Rossella Staltari. E per ultimo, ma non da ultimo, i percorsi naturalisti che ci permetteranno di riscoprire cascate, ma anche e soprattutto aree SIC, il patrimonio naturalistico del Parco Nazionale d'Aspromonte. Insomma, un mix di offerta turistica che permetterà al turista di fare un'esperienza di vita in questo territorio. Fare il tuffo in una cittadina di altri tempi non può non visitare Gerace. Oggi è una delle 100 città d'arte più note d'Italia. Bandiera arancione è uno dei borghi più belli d'Italia. Gerace sorge su una roccia calcarenitica a circa 500 metri sul livello del mare, sul versante ionico della provincia di Reggio Calabria. Sorge su una rocca di tufo in posizione baricentrica, a 10 km dal mare e a 13 dalla montagna. La posizione medio-collinare garantisce a Gerace una fra le più suggestive posizioni panoramiche della costa ionica. Gerace è costituita da città alta, borghetto, borgo maggiore e piana, tutte sfaccettature di una città unica. Gerace è conosciuta tra l'altro come la città delle 100 chiese e non a caso l'itinerario alla scoperta delle numerose chiese di Gerace accompagna il visitatore in un viaggio nel tempo che inizia dal periodo bizantino al barocco, un viaggio tra gli elementi identitari di varie religioni, dalla Magna Grecia alla Grecia ortodossa fino ai giorni nostri, con la cattedrale, monumento più rappresentativo dell'architettura bizantino-romanico-normanna-calabrese. I vicoli, i palazzi, i cantonali con le diverse maschere apotropaiche offrono una miriade di scorci e prospettive che permettono di scoprire le tante anime architettoniche e culturali di una delle mete più affascinanti del centro-sud.
Gerace è religiosità, con le chiese, tra le quali non possiamo non menzionare, oltre alla millenaria cattedrale, la normanna chiesa di Santa Maria del Mastro. Le chiese bizantine di San Giovannello, Monserrato e Annunziatella. La trecentesca chiesa di Santa Caterina, San Giovanni Crisostomo e le sette ottocentesche chiese di San Giorgio, San Martino, Sacro Cuore, Santa Maria del Carmine e Addolorata. Le chiese con impianto gotico di San Francesco d'Assisi e i conventi come quello dei Cappuccini, dei Minori Osservanti e di Sant'Anna. Gerace è architettura, con la particolare struttura urbanistica e le sue porte, dalla Porta del Sole all'Arco dei Vescovi, fino alla Piazza del Tocco, dove convergono sette strade. Gerace è storia, con i suoi palazzi che stupiscono il visitatore con elementi di assoluto fascino, quali le bifore duecentesche e i maestosi portali. Gerace è, oggi come ieri, artigianato che vive ancora nelle botteghe dei vasai e nel museo della ceramica, artigianato che vive nelle botteghe tessili, dove tuttora è possibile vedere la tessitura a mano e la nascita degli oggetti, dalla terra alla forma, grazie alla maestria di giovani artigiani, custodi di antichi saperi. Gerace è cultura, in quanto durante tutto l'anno è animata da concerti di orchestre, a rassegne musicali a carattere internazionale ed eventi culturali e religiosi. Da Gerace prende il nome una cultivar di oliva, la Grossa di Gerace, che è la regina delle olive del territorio, dalla grande versatilità di lavorazioni che vanno dalla salamoia alla produzione di un delicato olio extravergine di oliva. Antonimina si trova in una vallata molto bella, e tra Gerace, la rupe di Gerace, infatti da qui si vede, dove è il Tre Pizzi del comune di Civinà, una a destra e l'altra a sinistra. Poi a valle confina con Locri, quindi con il mare, e in montagna con Cittanova, quindi con lo Zomaro, con la zona dell'Enteparco. C'è una montagna eccezionale che è sotto forma di area protetta, dove si possono fare delle escursioni guidate. Le terme di Antonimina sorgono in un'ampia vallata e accolgono il visitatore con un paesaggio fatto di colori, rumori e odori che parlano di serenità e pace. Le acque delle terme di Antonimina
erano già sfruttate dall'antica Locri e Pizzeferi attraverso dei canali di circa 12 chilometri che portavano l'acqua nelle vasche o piscine della città magno-greca. Già Plinio parla delle acque termali dell'antica città, ma l'efficacia terapeutica di queste acque è stata oggetto di diversi scritti già dal XVI secolo, tanto che il dottor Accorinti nel 1830 scrive: «Nei mesi di giugno, luglio e agosto di ciascuno anno, gli individui dell'intera provincia e di altre, nonostante essere il locale aperto, senza veruno asilo e ricovero, a folla si recano ritraendo la perfetta guarigione o il massimo alleviamento, buttandosi in tali salutari acque. Per fattesi ragioni meritano il nome di acque sante». Il Ministero della Sanità ha classificato le acque di Antonimina come acque termominerali, isotoniche, leggermente sulfuree, salso solfato alcaline con tracce di iodio. Le acque sgorgano costantemente a 36 gradi di temperatura e sono batteriologicamente pure. Le acque sante vengono utilizzate oggi per le inalazioni, la crenoterapia e la balneofangoterapia. L'ospite delle terme di Antonimina potrà inoltre fruire di massaggi rilassanti con oli essenziali, massaggi modellanti, ma anche cure basate sulle qualità naturali del bergamotto, gli oli essenziali arricchiti dalle intrinseche proprietà termali delle acque sante. Antonimina è anche natura e il visitatore può anche assaporare il gusto di farsi il bagno nella conca, piccolo laghetto scavato dall'acqua nella roccia alle pendici di una cascatella, immersa nel verde lussureggiante della collina. Agnana Calabra è un piccolo centro dell'entroterra, arroccato sul dorso di una collina dalla quale domina uliveti e campi coltivati tra Siderno Superiore e Canolo. Agnana Calabra è un paese caratteristico, con le sue casette a terrazza che si affacciano su una valle dai variegati colori. La parte più antica ha una struttura urbanistica a misura d'uomo, tanto che numerose strade possono essere percorse solo a piedi. La nascita di Agnana Calabra risale al 1343, presumibilmente nei pressi di un antico monastero basiliano, quando il barone di Mammola portò in quest'area pastori e contadini, ai quali affidò il compito di prendersi cura di quei terreni e dei greggi. Nel 1841 Agnana divenne comune e prese l'attuale nome solo nel 1881. Ad Agnana Calabra sembra che i monaci basiliani abbiano edificato nel tempo tre monasteri, rispettivamente dedicati a San Basilio il Grande, San Dossa e San Giovanni Battista, dei quali purtroppo oggi non vi è rimasta traccia.
Dal 1783 al 1905, Agnana Calabra, al pari di altri centri del circondario, fu distrutta da terremoti ed uragani e gran parte del patrimonio architettonico è andato distrutto. Ad Agnana Calabra vi sono miniere di lignite e antracite e rappresentano tutt'oggi un'evidenza della dimensione archeologico-industriale dell'area. Oggi il visitatore può ancora farsi catturare dal fascino delle miniere, in quanto una è ancora visibile. Per gli amanti della natura, Agnana Calabra offre una serie di passeggiate fatte di boschi, pianure e paesaggi, tra loro complementari ma cangianti. L'area delle miniere di Agnana Calabra è storia, ma è anche natura, tanto da essere classificata come sito di interesse comunitario. L'area delle miniere, infatti, è interessantissima per la sua storia ottocentesca, ma anche per la sua geologia e per la sua preistoria. Le bocche delle quattro miniere sono collegate tra loro da un percorso naturalistico. Intorno al 1855, nel pieno dell'attività estrattiva, nelle ligniti vennero trovati e portati al Museo di Paleontologia dell'Università di Napoli i resti fossili di Antracoterio, un grosso mammifero oggi estinto, vissuto circa 30 milioni di anni fa, conosciuto appunto come il mammifero del carbone. Agnana è circondata dal Monte Mutolo e dal Monte Nafrusa, le cui rocce si formarono nell'era dei dinosauri, e da Monte Schiavo, formatosi intorno a 300 milioni di anni fa. Intorno a 35 milioni di anni fa possiamo immaginare Agnana come una laguna che nei millenni successivi venne invasa dal mare. I rilevamenti geologici e di fossili di Agnana forniscono dati importanti per ricostruire la geografia e la geodinamica dell'Italia di 30 milioni di anni fa. L'enogastronomia di Agnana Calabra ha una dimensione assolutamente familiare. Troveremo infatti prodotti lattiero-caseari, sughi a base di carne di capra, salumi, ma anche pane di casa e dolci della tradizione e soprattutto principe della tavola, l'olio. Le terme di acque salsoiodiche di Agnana Calabra sono una sintesi di storia e benessere. Le acque clorurate, ferruginose e sulfuree che sgorgavano nella contrada di Milio erano rinomate ed erano conosciute come acque dei giunchi e acque del serro delle coste. Le vasche termali sono antiche, ma ancora oggi vantano acque dalle proprietà benefiche che attirano nel periodo estivo numerose persone che non rinunciano agli effetti benefici che derivano dai bagni termali. Il patrono, San Basilio Magno, viene festeggiato il 14 giugno e rappresenta un appuntamento importante nella vita cittadina. Maria Santissima della Misericordia è invece festeggiata il 18 agosto e permette ai molti emigranti di riassaporare il gusto della festa di paese. Tra gli appuntamenti legati alla tradizione e al folklore non possiamo non menzionare la sagra della pasta con il sugo della capra. È un ampio e variegato calendario di eventi che ad agosto attira numerosissimi visitatori. Thank you.
il progetto è stato fatto proprio per fare rete ai comuni dell'area, dell'Interland, per associarsi e valorizzare i loro prodotti con un marchio d'aria e un disciplinare che, di produzione, che caratterizzi proprio questi prodotti, queste peculiarità di ogni territorio. Il disciplinare verrà proprio fuori da questo progetto, che darà ai produttori l'input per come riuscire a fare rete, per come valorizzare un prodotto con un marchio di qualità. Fare rete non significa stare da solo con gli agricoltori, collegarsi anche, perché no, con le imprese turistiche. Certo, assolutamente. Infatti la natura è proprio questa, quella di riuscire a creare questa struttura per poter valorizzare i prodotti presso proprio i consumatori. Noi consumatori parliamo di Europa, parliamo di prodotti che devono andare fuori, non chiuderci nel nostro interno, ma riuscire a valorizzarli all'esterno, quindi portare alla fine poi la controparte, che è quella proprio del commercio, della valorizzazione turistico agroalimentare. Anche sul territorio, perché noi abbiamo visto questi agriturismi che possono dare un valore importante, B&B, bed and breakfast. Noi abbiamo visto che ci sono tutti gli ingredienti per fare una buona torta, no? Ma certo, noi abbiamo, oltre alla valorizzazione dei prodotti, anche la valorizzazione dei nostri centri storici, Gerace e anche gli altri comuni limitrofi sono delle chicche, diciamo, a livello calabrese, a livello europeo. Gerace è unica, quindi mettere insieme la valorizzazione del storico, architettonica del centro storico, dei centri storici minori, che sono un'avvalenza in più, perché mantengono delle peculiarità molto vetuste, diciamo, ancora sono intatti, con i prodotti artigianali, penso che sia una combinazione vincente. La natura in tutte le sue forme non può esimersi da visitare Canolo, piccolo centro sul versante orientale dell'Aspromonte, al centro di due canyon scavati nella roccia dalle fiumare Novito e Pachina. Canolo è oggi un paese dalle due anime, Canolo Vecchio e Canolo Nuovo, nato a seguito delle tragiche alluvioni degli anni 50 e all'instabilità geologica del vecchio centro. Canolo Nuovo è l'unico paese che a seguito di un evento alluvionale è stato ricostruito a monte rispetto all'abitato originario invece che a valle, a dimostrazione dell'identità aspromontana dei canolesi. Già Edward Lear nel 1847 scriveva: «La vista di Canolo dal burrone di Novito è estremamente superba e aumentava la maestosa meraviglia quando noi, scendendo al fiume, fra bellissimi boschi, dopo aver attraversato il largo letto del torrente, siamo giunti in un mondo di rocce austere, un deserto di terrore, al punto che non è facile descrivere o immaginare». Anche l'Unione Europea ha riconosciuto il valore naturalistico di Canolo, tanto che lo ha inserito in una zona SIC, sito di interesse comunitario, e lo ha dichiarato zona a protezione speciale. Canolo offre al visitatore un tipico paesaggio montano, tra rupi che precipitano a strapiombo nella gola della fiumara e meravigliosi boschi. Il monte Mutolo domina l'abitato con le vette di pietra rossastra, particolari poiché assomigliano per forma alle Dolomiti, e per questo vengono dette le Dolomiti del Sud. Sono ricche di giacimenti di lignite, antimonio, bario e gesso. Canolo è anche un paese famoso in quanto sulle sue cime sono state girate diverse scene televisive. Canolo offre al visitatore la possibilità di visitare anche grotte, i canyon e i fiumare presenti nel territorio, sia per gli amanti dell'arrampicata che per gli appassionati di mountain bike e trekking. Camminando tra i boschi ed i sentieri, è possibile poi imbattersi in esemplari di fauna selvatica, dal cinghiale al gufo, dai falchi alle aquile. Canolo non è solo natura, ma anche cibo. A Canolo, infatti, il visitatore può facilmente assaporare i prodotti del territorio, dalle castagne ai funghi e dalle patate, ma anche quelli tipici della tradizione pastorale e contadina, dal formaggio ai salumi. Il fiore all'occhiello di Canolo è il celebre pane di segale, Uirmanu, come lo chiamano da queste parti.
Oltre ad essere un prelibato prodotto culinario, è un vero e proprio elemento sociale per gli abitanti del luogo. Nel passato, infatti, ogni volta che qualcuno lo preparava, aveva l'abitudine di portarlo in dono al vicino o a qualche parente, innescando nel tempo una sorta di sistema relazionale, basato sulla solidarietà e sul reciproco rispetto. Il pane scuro di grano germano, cotto nei forni a legna dopo una lunga lievitazione, fatta con il lievito madre, è un pane dal profumo intenso, croccante, con una leggera nota acidula al palato, che si mantiene fragrante anche per diversi giorni. Il pane a canolo è il principe, come dimostra anche la presenza, assolutamente inusuale, di forni pubblici comunali, realizzati durante la costruzione di Canolo Nuovo, per supplire alla carenza di forni nelle case dei privati. Canolo vi è poi una chiesa dall'indiscusso fascino. Della leggenda, infatti, che vede la Madonna recarsi sempre in un luogo preciso, vicino ad un masso dove oggi sorge la chiesa in suo onore, anche quando il vescovo aveva stabilito il suo spostamento a Gerace. Pare che la statua, dopo la processione solenne, tornasse accanto al masso, non una, ma diverse volte, fino a che non fu costruito proprio in quel luogo il santuario a lei dedicato, è abitato dai monaci basiliani. Ciminà, paese del Parco Nazionale d'Aspromonte, ubicato a circa 313 metri sul livello del mare, sorge su una collina, tra la fiumara di Condoianni e la fiumara Gelsi Bianchi. Il simbolo di Ciminà è il Monte Tre Pizzi, che sviluppandosi dai 400 metri fino a raggiungere gli 808 metri sul livello del mare nel suo punto più alto, sovrasta il centro storico di Ciminà. Il monte Petrotondo, con la sua caratteristica cima tripartita, da cui deriva il nome, era ritenuto dagli antichi greci monte sacro. Il paesaggio e il panorama che si possono osservare sono di una bellezza suggestionante. Nell'area di arrivo sono inoltre visibili i ruderi di una chiesetta dedicata ai santi Pietro e Paolo, voluta dal vescovo Rossi nel 1751 ed utilizzata anticamente come rifugio dormitorio di religiosi e in tempi vicini a noi da pastori o escursionisti. Il centro storico ha una struttura urbana irregolare cresciuta seguendo la morfologia del terreno. Pertanto ha un andamento a gradoni, costituiti da case monofamiliari tutte a schiera. A Ciminà un tempo c'erano parecchi artigiani. Si produceva tanto grano, olio e derivati dell'agricoltura e della pastorizia, in primo luogo il caciocavallo. A testimonianza della fiorente produzione agricola esistono ancora vecchi mulini e frantoi. Ciminà è un piccolo borgo dove la storia, la tradizione, la cultura e la natura si intrecciano per dare vita ad un'atmosfera quasi surreale, in bilico tra il passato ed il presente, che non può non suscitare l'interesse di un attento visitatore. Thank you.
le antiche tradizioni vengono gelosamente conservate, tramandando tesori e sapori che oggi rischiano di essere travolti dal consumismo globale. A Ciminà, in un clima davvero ospitale, si possono gustare tante specialità gastronomiche che vengono ancora preparate secondo i metodi di un tempo, come il pane, i salumi, i formaggi. Il prodotto gastronomico più tipico di Ciminà è il caciocavallo. Delle tradizioni legate alla cultura e alla gastronomia ciminese che tutt'oggi rimane vivissima è quella della macellazione del maiale. Si tratta di una festa per le famiglie che si ritrovano insieme agli amici per collaborare alla lavorazione in uno spirito davvero conviviale. Oggi il buccularu altro non è che il guanciale, salume caratterizzato su un lato dalla presenza della cotenna. Altro prodotto tipico di Ciminà è il pane di Maiorca, pane realizzato con una varietà di farina denominata Maiorca, lievitato con lievito madre su un letto di foglie di castagno, che un tempo veniva preparato nel periodo della lavorazione del maiale e delle olive, ottimo per assaporare l'olio nuovo. Mammola è un paese dalle numerose sfaccettature. Una passeggiata a Mammola permette di riscoprire scorci di territorio, sentieri di collina caratterizzati da ricca vegetazione e torrenti che azionano ancora mulini operanti, memoria di ritmi di altri tempi. Lungo il percorso è possibile assaggiare i sapori della cultura contadina, come la tradizionale ricotta affumicata, prodotta da piccole aziende agricole dedite all'allevamento. Mammola è natura, cibo, ma anche cultura. È infatti possibile visitare il parco museo laboratorio Musaba, nonché una delle due testimonianze basiliane più importanti dell'intera area, il santuario di San Nicodemo, chiesetta sul crinale tra Ionio e Tirreno, dove si rifugiò l'asceta nel X secolo, in fuga dalla Sicilia e dai musulmani, e dove iniziarono ad arrivare folle di fedeli.
Ancora oggi molti pellegrini usano ancora il vecchio sentiero ed ancora oggi la festa raduna fedeli che provengono dai due versanti dell'Aspromonte per venerare, dopo un lungo pellegrinaggio a piedi, le reliquie del santo. Mammola offre poi al visitatore la possibilità di gustare il famoso stocco di mammola, uno tra i prodotti gastronomici più importanti e più conosciuti dell'area. La storia dello stocco di mammola è la storia di un prodotto che nasce e cresce in Norvegia, ma dopo essere stato essiccato, rinasce con la sua seconda vita a Mammola, piccolo paese rurale della provincia Ionica Regina. Lo stocco di mammola è forse il più atipico tra i prodotti tipici calabresi. Le ragioni sono da ricondurre al fatto che il prodotto, in senso stretto, nasce e viene lavorato in prima battuta in terre lontane, per giungere solo in un secondo momento in Calabria, divenendo pietanza tipica nella gastronomia mammolese. A Mammola, il pesce stocco, inizia infatti una nuova storia ed una nuova identità, grazie al felice connubio sia con l'acqua ricca di minerali che si rivela preziosa nella prima fase di lavorazione, sia in particolar modo con i prodotti cardine della dieta calabrese, che gli conferiscono lo status di tipicità gastronomica. Lo stocco lavorato diviene nel tempo prodotto e piatto mammolese tanto comune, gradito e ricercato da penetrare profondamente nella vita e nelle abitudini alimentari della gente, tanto da divenire stocco alla mammolese. Lo stocco di mammola è oggi un marcatore identitario del territorio, nonché prodotto tipico tra i più importanti nella tradizione gastronomica calabrese ed in quella della provincia di Reggio Calabria. Nel 1979, a sigillare il profondo radicamento nelle tradizioni e nella cultura mammolese, nasce la Sagra dello Stocco di Mammola, che registra ogni anno un crescente successo di presenze, tanto da ospitare le rappresentanze diplomatiche norvegesi.